Amici di Talesmondiani, di nuovo qui. Like, commento e condivisione. Questo video sempre sul Greg, perché ieri ho fatto un video dove difendevo il Greg, lo potete guardare, andate sul canale e cercate il video che ho pubblicato ieri e lo guardate, dove l'ho difeso perché le Iene l'hanno attaccato. E nel video questo di ieri, già subito i primi haters, figli d'indrocchia, mi hanno attaccato. Cioè, tu criticavi il Greg prima e ora invece lo stai aiutando, sei un leccaculo, ora vuoi cercare di vuoi cercare visite per aumentare la popolarità, ora parlando bene del Greg sei un voltabandiera. Cioè, beh, allora, questi qui sono handicappati, sono deficienti, perché... perché io non capisco che cazzo hanno nel cervello questi qui. Io criticavo il Greg perché mi stava sui coglioni per come faceva, però dicevo sempre, mentre lo criticavo, dicevo che il Greg era un grande lottatore contro il Deep State. L'ho sempre detto. Dicevo solo che a volte lui si metteva contro personaggi che magari non doveva mettersi, magari doveva cercare per esempio contro Pappalardo, anche se ci stava lui sui coglioni a Pappalardo, però doveva cercare di essere un po' più unito a tutti. Invece per questo lo criticavo io. Però arrivato a questo punto che ci hanno cancellato il canale e siamo tutti che lottiamo contro il Deep State, perché io ora devo continuare ancora a massacrare il Greg senza senso? No, invece no. Siccome io sono una persona intelligente, io supporto il Greg, anche perché all'epoca lottava in maniera king e ha sempre strongato tutti questi quattro pagliacci. Io vedevo i video contro Burioni, contro Conte, Dracula, eccetera eccetera, erano tutti pensieri che compartivo pure io, condividevo pure io, perché eravamo velocissimi, senza che io vedevo i suoi video, senza che connessi con le stesse frequenze, perché io per esempio facevo un video contro, per esempio, per difendere Sgarbi, contro la situazione, facevo il video, lo pubblicavo rapido, dicevo ciò che pensavo, poi dopo un 2 minuti, 10 minuti, 20 minuti guardavo per esempio il canale del Greg e diceva quasi le stesse cose, che magari, dato che il Greg si sente tutto filosofo della grammatica, magari lui lo diceva con termini tutti filosofici, perché lui si sente tutto filosofico, mi critica a me perché io, lui dice che io sono analfabeta, ma lui stesso non sa cosa significa la parola analfabeta. Greg, ripeto, ti difendo le cose, però quando vuoi ci sediamo a tavolino e poi vediamo, facciamo tutte le sfide di sportive, di intelligenza, braccio di ferro, pure di lotta, facciamo tutte le sfide e poi vediamo chi vince, come facevano i guerrieri all'epoca. Se vuoi, io non ne ho un problema. Cerchiamo un giudice qui sul web, facciamo la sfida sul web. Ah, chi mangia di più? Greg, chi mangia di più? Tu che ti senti tutto grosso, tutto... tu pensi che io sono basso? In un video il Greg ha detto è un nano! Io sono 1,85 m. 1,85 m, Greg. Non so quanto sei alto tu. Possibilmente può essere anche alto, 1,85 m pure tu, non lo so, o anche più alto, ma 1,85 m è una buona altezza, Greg. Io non ho paura di nessuno, anche se fossi 1,60 m, non è un problema l'altezza. Però io sono 1,85 m e sono agile. Ho un'elevazione, ragazzi. Ora voi dite, ma ti vanti tu stesso? No. Ho un'elevazione ottima. Un'elevazione di più di 1 m. Io ho le caratteristiche di un atleta, che se da ragazzino io mi allenavo per esempio per giocare al football, io già ero tipo stile un Cristiano Ronaldo, anche perché so giocare anche a calcio. Poi parleremo magari più avanti di questa situazione, che tutti i footballisti, tutti gli atleti che sono tipo all'apice per esempio dell'atletismo, del football, della pallavolo, sono tutti raccomandati, sì. Quasi tutti, proprio il 5%
c'è riuscito da solo il 5%. Ma tutti sono quasi tutti raccomandati. Poi ne parlerò. Allora, questi deficienti che mi criticano, perché io ora sto parlando bene di Morrison, sto parlando e sviluppando e mettendo in evidenza tutti i lati positivi, per esempio del Gregg e del Morrison, anche perché io prima li criticavo, ma io li criticavo, ma sempre dicevo che erano dei lottatori contro il Deep State. Però, mentre che lottavamo, io facevo emergere per esempio le cose che magari non mi piacevano. Sul discorso di Morrison, che Morrison adesso sta guadagnando, da un punto di vista, alla fine io posso dire, io lo criticavo, dicevo, però Morrison sta guadagnando i soldi, i polli che pagano, uno deve mettere. Io mettevo, lo criticavo perché io avevo messo a disposizione la piattaforma gratuita, però il problema è che la gente non si è avvicinata, non ha voluto aiutarmi perché pensava, vabbè, ma questo è uno solo. Perché Morrison aveva ragione, ci vogliono i soldi per fare le cose. Ha fatto bene che adesso 4.000 persone, 3.000 persone pagano al mese qualcosa, lui guadagna i soldi, e così almeno può continuare a fare l'informazione che faceva su YouTube, che non si può fare più, però ora la fa nella piattaforma. Perché? Perché la gente deve essere presa sempre con l'inganno. Non è che sto dicendo che Morrison sta ingannando, non sta ingannando. Perché alla fine ho visto che i servizi gratis li sta dando. Io pensavo che la metteva tutta a pagamento. Invece sto vedendo che dei video gratis lui li dà nella piattaforma. E poi ha avuto l'astuzia di marketing per poter guadagnare qualcosa, ed è stato intelligente, ha fatto un'ottima manovra, di mettere dei servizi a pagamento per poter cercare di invogliare a qualcuno a pagare qualcosa. Una quota, non mi ricordo quanto al mese, 10 euro, 15 euro, 20 euro, per poter poi lui cercare di stare libero finanziariamente e pagare le spese e guadagnarci per poter fare l'informazione che sta facendo. Sì, è proprio così. Poi ho guadagnato. Tanto, guadagna poco, a me non me ne frego, anzi sono felice se guadagna. Perché tra di tutti voi guerrieri del Deep State, alla fine siete dei guerrieri, però ci sono anche tante capre, per esempio come quelli là che adesso io che voglio aiutare il Greg mi dicono, ma tu aiutati da solo, chi vuoi aiutare? Gran coglione, perché tu? Invece di criticare a me, che io adesso parlo bene del Greg, adesso parlo bene del Greg e mi criticano. Prima parlavo male del Greg e mi criticavano. Cioè, ragazzi, questa è l'evidenza di quante capre ci sono sul web. Prima parlavo male del Greg e mi criticavano. Adesso parlo bene del Greg e mi criticano. Prima parlavo male del Greg e mi dicevano, tu stai. Io avevo 50.000 iscritti nel canale, io già facevo tantissime visualizzazioni al giorno. Perché pubblicavo video di politica e facevo visite, cioè. E quando facevo i video del Greg mi criticavano per altre cose. Adesso che sto facendo per esempio il video a favore del Greg mi dicono, ah, ma tu ora vuoi cercare di fare successo grazie al fatto che parli del Greg. Cioè, ma quanti deficienti ci sono? Questi qui sono sempre programmati col cervello a criticare. Non sono normale, non sono normale. Ragazzi, quando vado in bagno un attimo.
Niente, mi stava colando il naso. Sono andato a soffermi il naso. Allora, voi che cosa ne pensate di questa situazione? È normale che la televisione, nonostante abbiano censurato il canale al Grebbio e a tutti noi, continua a disturbare il Grebbio, andando a Tenerife con domanda trabocchetto e poi montando un servizio tutto conto del Greg. Cioè, non è che danno la parola per esempio al Greg o a tutti noi in maniera leale, no? Ti cancellano il canale, ti censurano e poi non ti danno modo di parlare. Cioè, non ti danno modo di parlare. Arrivederci.